Buongiorno a tutti i telespettatori e bentrovati. Anche quest'anno qui alle Fonti TV, nei nostri studi, continuiamo a cercare, a riconoscere e a proclamare le eccellenze del nostro territorio. E tra le realtà che si sono distinte in questo 2020, oggi avremo l'occasione di celebrare una società di consulenza. Andiamo subito alla premiazione. Macro categoria imprese, categoria consulenza. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, consulenza tecnica e amministrativa. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un'eccellenza indipendente in crescita, in grado di supportare le imprese nel migliorare la propria efficienza interna e nel presentare progetti di ricerca e sviluppo. Per rappresentare un punto di riferimento nel settore grazie a tempestività, competenza, professionalità e a un'alta qualità dei servizi. Il premio va a Q Consulting. Ed è un grosso piacere avere qui con noi in collegamento Gabriele D'Aloisio, amministratore unico di Q Consulting. Grazie per essere con noi e complimenti, ben trovato. Grazie a voi, buona serata e bentrovati anche voi. Senta, le chiedo come sempre da prassi, insomma, un commento a caldo su questo riconoscimento importante per voi. Per noi è una grandissima soddisfazione, questo premio arriva dopo anni di duro lavoro, anni in cui con tutti i collaboratori abbiamo fatto uno sforzo incredibile per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici che gli aspetti amministrativi. Abbiamo ottenuto grandissimi risultati per i nostri clienti e quindi questo risultato va a coronamento di tutto il lavoro svolto da me e il mio team. Certo. Quindi approfitto per ringraziare tutti loro. Assolutamente sì, i ringraziamenti, io lo dico sempre, per il team sono doverosi, perché poi soprattutto in un momento in cui bisogna davvero rimanere uniti, no? Per ovvie ragioni è ancora più importante. Quindi eccellenza indipendente in crescita, la cosa interessante che abbiamo ascoltato nella motivazione è in grado di supportare proprio le imprese nel migliorare la propria efficienza interna, e qui ci si ricollega ancora al tema del team. Certo. Noi ci adoperiamo molto per quanto riguarda le organizzazioni aziendali, facciamo in modo di supportarle e di ottimizzarle sia per quanto riguarda i processi che per quanto riguarda proprio gli aspetti invece di sviluppo prodotti, e quindi abbiamo particolare attenzione ai team delle aziende e facciamo formazione in questo senso con ottimi risultati. Tanti progetti di ricerca e sviluppo, sempre riprendendo alcuni punti della motivazione, e poi la cosa che colpisce è proprio il punto di riferimento nel settore grazie a tanti elementi che sono tempestività, competenza, professionalità e naturalmente la qualità dei servizi. Le posso chiedere come si riesce oggi a garantire tutte queste cose, tutte queste caratteristiche messe insieme? Con una grande attenzione all'organizzazione del lavoro, cercando di avere il personale sempre formato, un team sempre motivato e informatizzando tutto quanto è possibile informatizzare per abbattere i tempi e i costi, e questo ci consente di avere una tempistica puntuale su tutte le scadenze che prendiamo con i nostri clienti. Le chiedo l'ultima cosa, come guardate al futuro? Noi aspettiamo un futuro più roseo di quello che è stato nell'ultimo anno, per le ovvie ragioni legate al Covid. Vediamo l'impresa italiana sempre in fermento, soprattutto per quanto riguarda la ricerca. Abbiamo un sacco di start-up innovative che sono sul pronti via, e quindi ci auguriamo che, passata l'ondata del Covid, insomma, ci sia un'ulteriore spinta a tutta quella che è la PMI italiana, insomma. Assolutamente. Beh, il fatto che si parli di innovazione, di startup, è di buon auspicio, no? Per guardare al meglio al futuro. E io mi auguro anche di poter parlare con voi anche in futuro, proprio in occasione della premiazione di eccellenze. Quindi ancora tanti complimenti a lei, alla sua squadra, al suo team.
Io la ringrazio e spero di rivederci presto e di conseguire i risultati che abbiamo avuto anche per il 2021. Esatto, un consolidamento, dobbiamo metterla così, quindi l'invito è rinnovato. Grazie mille a Gabriele D'Aloiso, amministratore unico di Q Consulting, e complimenti ancora per il premio. A presto. Grazie a voi, a presto. Grazie ancora al nostro ospite e a tutte le eccellenze del nostro territorio. E naturalmente grazie a tutti voi per averci seguiti e alla prossima puntata dei nostri Le Fonti Awards.